buonasera a tutti, ringrazio a tutti per essere presenti. Questa è una serata molto speciale per la nostra società olandese, perché è la prima volta, credo che lo sapete tutti, che le nostre pubbliche studenti si riprendono in presenza, appunto riprendono il pubblico dopo una sospensione che è durata appunto quasi 3 anni, anche se naturalmente le letture sono continuate appunto online. Quindi si tratta di un'occasione appunto del tutto speciale per noi. Da questo punto di vista, anche perché anche per me è la prima volta, diciamo, che vengo a presentare nella lettura d'Antis dopo molto tempo, quindi immagino che fra voi ci siano anche persone che non mi conoscono, che mi presento anche a me stesso. Sono Franco Swittner, uno dei consiglieri scientifici della società olandese. E è un piacere per noi appunto inaugurare questa nuova serie delle letture d'Antis con la presenza appunto del professor Paolo D'Achille, che oggi ci leggerà appunto il canto settimo del Purgatorio. Il professor D'Achille è uno dei più affermati linguisti della sua generazione, è professore di linguistica italiana dell'Università di Roma III, tra l'altro la stessa dove ho insegnato, insegno anch'io, e diciamo è un po' difficile presentarlo scientificamente perché si è occupato un po' di tutti i fondamentali problemi dell'italiano. Ha una bibliografia amplissima. Se dovessi nominarvi solo un suo libro, forse vi nominerei L'italiano contemporaneo, che è pubblicato dal Mulino e che è un po' una summa insomma dei problemi che pone l'italiano contemporaneo, che lui ha studiato un po' tutti i suoi aspetti, le varietà regionali, ha dedicato particolare attenzione naturalmente anche al dialetto della sua regione, cioè al romanesco, dirige il dizionario del romanesco contemporaneo insieme al collega Carlo Giovanardi, ma si è interessato molto anche ai problemi tipo storico e quindi alla lingua antica, un settore di studi che a me ha sempre incuriosito è la sua attenzione, per esempio, per quelle che lui chiama le scritture esposte, le scritture dell'italiano affidate ai muri, alle pareti, ai graffiti, su cui ha scritto, ha anche pubblicato recentemente insieme a Claudio Ciocio, una miscellanea di studi su questo, insomma. Poi la sua attenzione alla lessicografia, alla storia delle parole presentate spesso in maniera molto affabile e anche accessibile al grande pubblico, un po' nella tradizione dei profili di parole di Bruno Migliorini, insomma, per dire qualcosa insomma ben conosciuto poi dal pubblico di Firenze, no? Quindi pubblicato una raccolta di queste che si intitola Parole nuove e usate, ma ne ha tante anche di non pubblicate di questi profili. Io l'ho detto tante volte che dovrebbe spiegarmi appunto a dirmi. Però adesso io non voglio dilungarmi, perché appunto sarebbe difficile da fare sui suoi titoli scientifici. Posso solo dirvi che noi ci siamo accorti in occasione del centenario e anche lui diciamo si era fatto coinvolgere anche da qualche iniziativa olandese e allora abbiamo pensato di sfruttare questa occasione e chiedergli insomma di venire qui a leggere un canto di Purgatorio. Quindi adesso io le do la parola. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il collega amico Franco Swittner, l'intera società olandese, per questo invito e anche per la sua gentilissima presentazione.
Io vi confesso che è la prima volta che affronto un attore grande, perché appunto non sono un dentista, a parte questo coinvolgimento che però è vero, a cui Franco ci fa riferimento, ma appunto sono uno storico della lingua italiana che, per dirla con le parole di Matteo della Crusca, si è occupato forse più di Crusca che di farina, e quindi capite bene la mia emozione nell'essere qui e nel parlare di Dante. Dunque, affronterò la lettura di questo canto in una prospettiva appunto da storico della lingua, però naturalmente cercherò di non trascurare quegli aspetti generali in cui ogni fuori di canto d'artista, di volta al grande pubblico, non può assolutamente prescindere. E allora, intanto leggerò la fine e intanto vi do delle indicazioni di prima. Siamo, diciamo, all'ambientazione, siamo nell'antipurgatorio, che è costituito dalla parte inferiore della montagna, dalla spiaggia, da quella fino alla porta del purgatorio dell'Eurio. L'antipurgatorio ha tutti i caratteri delle montagne naturali, quindi certo, sorceso, roccioso, con insenature a ballamenti, a cui questo canto fa esplicitamente riferimento, e poi vedremo qualche termine che viene usato. D'altra parte, appunto, in generale, il purgatorio è altrettanto quello che più ricorda i paesaggi, i terreni, proprio perché appunto siamo nell'Oriuso, come siamo, compaiono i colori, compaiono appunto i cieli di sopra, quindi sempre una dimensione ancora si vicina a quella della terra. Nell'antipurgatorio sostano le anime in attesa della purificazione, quindi che non sono ancora sottoposti a castighi, ma che con il tavolo, alcuni dovranno studiare i loro peccati, scontano la propria negligenza, cioè il fatto che si sono accostati a Dio, si sono pentite piuttosto tardi, quindi proprio nel momento supremo prima di morire. Il canto è strettamente legato sul piano dello sviluppo narrativo al precedente e al successivo, cioè al sesto e all'ottavo, e a fare la tragedia è il trovatore Sordello, una figura storica, un trovatore nato appunto dopo nel Mantovano, tra la fine del XII e l'inizio del XII secolo, morto prima del 30 agosto 1169, quindi pochi anni dopo il decesso di Dante, e che compare in tutti e tre i canti, tanto che Isidoro del Lungo, noto come l'ultimo arcisponsolo dell'Accademia di Giacusca, perché dopo di lui appunto la figura che è il presidente e non più arcisponsolo, parlò per questi campi dei tre campi di Sordello, quindi individuò come ci sono marcati in cacciavila, in questo caso la figura che compare in tutti i tre campi fa un po' da un po' per permette di raccogliere sotto di essere un po' incomodo di questa carica. Però tra i critici c'è chi preferisce vedere separato il sesto canto con i seguenti, che costituirebbero quindi un dittico e non un trittico. E questo naturalmente perché il canto precedente è dominato dall'inventiva di Dante, che occupa tutta la parte. Certamente comunque il settimo è il canto in cui Sordello ha maggiore spazio ed assume una indubbia centralità, anche se almeno a me personalmente, ma penso che molti saranno d'accordo, mi sembra più suggestiva questa figura nella sua prima apparizione, quella della parte centrale del canto precedente, quando la sua anima se ne sta sulla soventa, altera e disdegnosa, con essa e tarda, sguardando a guisa di leone quando sposa, come dicono i versi 59-66. Qui invece Sordello potremmo dire che mena le danze, ma non ci dice molto di sì, non sappiamo molto, insomma, una vita anche molto avventurosa, però contrariamente a tante anime che raccontano, seppure sinteticamente, la loro vita, su questo Sordello sappiamo poco, almeno da quello che dice lui nei tre canti citati, voglio aggiungere che il settimo è il più breve, ha 136 versi rispetto ai 139 dell'ottavo, che è vicino, e invece il sesto, 151, è un po' più. Qualche altra cosa
possiamo dire riguardo alla struttura del canto. I commentatori moderni sono sostanzialmente d'accordo con quanto rivelava tra gli antichi Benvenuto da Imola, che suddivide il canto in tre parti: il dialogo tra Sordello e Lucilio, dopo il loro reiterato abbraccio, che quindi si ricollega direttamente al canto precedente, prima della tentativa di pesca. Poi la descrizione da parte di Dante della valletta di Locus Amenus, dove sostano le armi e pesce degli indigenti, e infine la presentazione da parte di Sordello. Sui punti di stacco tra le tre parti, in particolare tra la prima e la seconda, invece i concetti di sporta, cioè c'è chi ferma la prima a un certo punto, chi fa un altro, ma è evidente che anche la particolare struttura vinta del poema, in terzine, i confini tra le sezioni non sempre sono nette e ogni tanto può essere visto come un continuum. Ecco qua, tra gli stacchi, non posso segnalare al verso 43, matto un punto, ma è là con un chino il giorno e capire. Come vedete, Dante dimostra che il matto ha anche corsi, appunto, con gli stacco, dopo un punto, contrariamente a quello che la scuola spesso insegna. E vediamo alcune caratteristiche generali del canto. La prima cosa che posso ricordare, perché non è certo la mia scoperta, ma è stato già rilevato da altri critici, è che questo è uno dei canti in cui la parte mimetica supera nettamente la parte diegetica, nel senso che, in parole povere, gli sforzi diretti sono un numero di versi molto maggiore rispetto a quelli narrativi. E infatti, al netto dell'inserimento di alcuni verbi accenni, come disse, rispose lui, rispose, fu risposto, dicendo, disse, disse con l'ombra, che sono necessari per capire il cambio di turno tra Sordello e Virgilio, praticamente abbiamo oltre 100 versi occupati dai discorsi diretti, quindi ben il 70% del totale. In alcuni punti, come vedete, al verso 3, con voi chi siete, non è il cuore pezzo del verso, ma se contiamo anche quello, no, anche quello in cui ricordo possiamo arrivare al 105 e quindi arriviamo quasi all'80%. Ecco, la cosa singolare però è che in questi discorsi Dante non ha alcuno spazio. Quindi si svolgono tutti tra Sordello, che prende la parola si rompe, e Virgilio, a cui spettano quattro interventi, ma Dante non parla, ma direttamente con nessuno di loro. Questo è un dato su cui ritorneremo, perché è molto importante. Quando a Virgilio, ma che detto che in questo canto avviene la sua unica autonominazione in tutta la commedia, cioè l'unica volta che Virgilio parla di sé, nominandosi appunto come Virgilio, è al verso 7. Io sono Virgilio e per un altro io non è mai capitato. Quindi questo sicuramente è importante, e bisogna anche dire che la guida di Dante in questo canto intanto mostra anche una tristezza inconsueta per il suo stato di, il fatto che è un flusso di lingue, quindi non ha potuto conoscere chi era, quindi per questo unica sua colpa non può godere della speranza di paradiso, e sembra anche cedere il ruolo di guida a Sordello, perché non credo un punto ci vederai, ci ricorderà, quindi è un viaggio un po' diverso da quello a cui siamo. Qualche dato stilistico, probabilmente io non ho analizzato questo dato, non sono in grado di fare un confronto con gli altri, però mi pare che qui ci sia una particolare attenzione Dante dedica alle rime. Infatti abbiamo due rime equivoche, volte ai versi del quarto e poi volti, questa leggermente diversa ai versi 86-88, e poi moltissime rime ricche. Si vede che sono ricche le rime quando anche la consonante che precede la vocale accentata
riportati in tutti e due i campi, spesso in gruppi invece che comprendono interamente la seconda della propria vita. In prima, e qui abbiamo giorno, soggiorno, che è anche negativa, ai versi 45-45, impedito e dito, 50-52, brida, brida e intrida, tutte e tre le linee 55-56-57, il rando, ammirando, divorando, 59-61-63, anderemo, attenderemo, 67-69, piatta, fiatta, 73-75, aspetto, petto, 104-106, accorda, corda, questo si può anche definire pseudo-etimologica, perché dovete accordare quei corpi su cuore, però viene spesso ricollegato anche alla corda, musicalmente, no? Pensiamo di accordare, ossiede, siede, 116-120, in terra, terra, 131-133. Ma io vorrei ricordare anche le come inizio, 37-39, quindi enigmisticamente parleremo di stato, cioè c'è una consonante che viene meno, oppure fiori fuori, ovvia, si mimma dal punto di vista fonologico, perché ci sono due semi consonanti, reami, rami, 119, 121, e poi non esemplificano perché sono moltissime le linee che divergono sotto nella consonante iniziale della parola, qui veramente ne trovate moltissime, dico io ognuno, perché da questa ce ne sono tante altre. Dal punto di vista stilistico vorrei segnalare anche allitterazioni come al verso 32, dai denti morsi della morte, che peraltro è un piano biblico, e sempre ragazzi, 33-34, il colpo venuto meglio, 23-24, e anche l'accostamento scemo-sceman, 65-66. E infine, non possiamo non citare un similitudine Dante, commedia osservatorio di similitudini, alcune tradizionali, alcune proprio inventate da Dante. La prima che si concluse con cui ho parlato discorso diretto, versi 10-13, quale colui che cosa innanzi a sé subita vede con l'esima riga che crede nona dicendo che la è, non è, tal parte con quelli, riferita quindi allo smarrimento risolvente di fronte a Virgilio, e una ai versi 76-78, ciascun saria di quello vinto come dal suo maggiore e vinto di meno, riferito a quello che accese i fiori della valletta rispetto ai quali ogni altro colore del vino scomparirebbe come un numero di ferite che cede di fronte alla valletta. Ora non so se la tensione stilistica che mi sembra di rilevare in particolare le linee si possa in qualche modo collegare alla presenza di un giocatore con il soldello, definito di delugare l'eloquenza, in caso che poi la riprenderò, tanto se l'eloquenza è dire l'existence, e autore di un corpo di testi poetici piuttosto consistente, tutti in lingua doc, tranne un poema di lingua dominica, e non serve quindi a compensare il fatto che il canto non affronta direttamente temi letterari, poetici o artistici come di norma avviene quando Dante incita il suo viaggio a altri poeti o artisti. E veniamo ad alcune questioni interpretative e cito forse il punto più controverso e più importante del canto anche sul piano linguistico, cioè quando Sordello si rivolge a Virgilio, se non ancora all'inizio, versi 16-19, e dice: «O gloria di latin, disse per lui, mostrò ciò che poteva la lingua nostra, o pregio eterno nel lavoro mio fui, qual merito o qual grazia mi dimostra». Il problema interpretativo riguarda tanto latin, che quindi certamente è il plurale, quindi sta per latini, e infatti l'inizione inglese mette l'apostrofo alla fine, sia lingua nostra. Ora, per latin bisogna dire che c'è ormai una concordia tra la maggior parte almeno dei critici che questo termine intenda tutti gli italiani, o meglio, per non usare un anacronismo, perché appunto il termine italiano ancora è un
Milano che non esisteva, diciamo se è nato forse una qualche grazia, grazie a Dante, potremmo dire tutti coloro che nacquero e vissero in Italia, sia in età antica sia in età moderna, sono un filo che lega Virgilio, Sordello e Dante. Più dubbio è il significato di lingua nostra, probabilmente ripreso da questo punto, dal trono di Brigida, prima, scusa un po', esageratamente, da Franco Swinter, come appunto maestro fondatore di questo dispositivo italiano, quindi l'origine della lingua nostra, naturalmente come italiano, qui ovviamente non è, ma dovrebbe essere normalmente il latino. Inteso non però come lingua madre degli idiomi romanzi, perché qui sappiamo che no, questa acquisizione è posteriore a Dante, che pure tradiva una parentela tra i volgari e i fasi, ma come diciamo lingua dei contenuti intellettuali, se non addirittura come lingua di ecco, ciò che mostrò ciò che poteva la lingua nostra. Quindi non sarebbe tanto il latino che il Sordello potrebbe definire lingua nostra, quanto tutto, cioè non il latino classico, diciamo, ma il latino quale il linguaggio poetico, il linguaggio comune, che accomuna tutti e tre i personaggi presenti in questo caso. Non credo che sia possibile mettere in rapporto questo passo con il già ricordato giudizio positivo su Sordello, poeta dato da Dante nelle mondane influenzia, appunto nel passo che citavo, che può essere un pochino ampliato, dicendo Sordello si levanta il suo standing, che appunto in dialetti sono tra poco simili di Tremone, Lizia, Codalone, qui tanto se lo può essere di resistent, non solo, ma importando, se come comunque lo quello vado a comunicare le serie, quindi che rinunciò a dare la sua patria, non solo in poesia, ma in qualunque forma di espressione. E quindi interessante perché qui Sordello sembra sfuggire alla puntata d'artista nei confronti di coloro che non usano in prosa o in poesia il volgare di sì, ma come farà in altri passi dello stesso trattato e in altri linguisti, ma come magari si funziona, insomma, nei linguisti che è meglio, che insomma, preferisce rinunciare a questo. E torniamo sulla figura di Sordello guardandola più da vicino in rapporto a Dante. Ora, il canto settimo del Purgatorio, come ho detto, dato che Dante non ha alcuno spazio nei dialoghi, è uno di quelli che viene decisamente in secondo piano Dante personaggio. Dante, insomma, qui il personaggio effettivamente conta poco, conta nelle parti in cui narra, ma prima è emarginato dal dialogo tra Sordello e Virgilio. Qualcuno ha ipotizzato che ciò serve anche a fare un contrappeso allo spazio che solo poeta si era preso nella meravigliosa parte finale del canto sesto con la sua apostrofe. E se certamente è possibile, insomma, essendosi solo esposto nel campo precedente, tende per un gioco di equilibrio di rimanere in secondo piano. C'è anche però da sottolineare, secondo me, la posizione di Dante rispetto a Sordello, che sembra quasi configurarsi come un alter ego, non tanto di Virgilio, di cui pure prende il posto di guida, ma appunto di Dante. Il che impedirebbe una convivenza, una coesistenza di entrambi, se non sulla scena, perché appunto sulla scena sono insieme, almeno sul proscenio. Infatti, se guardiamo un po', inquadriamo il canto all'interno del poema, c'è una certa somiglianza tra le parole e le manifestazioni di deferenza che i due mostrano nei confronti di Virgilio, c'è una corrispondenza politica tra la scena ricordata finale del canto sesto, in cui parla Dante, e quello del canto che stiamo commentando, in cui parla Sordello, la solitudine del personaggio che abbiamo detto emerge nel canto precedente, potrebbe riferirsi per molti aspetti allo stesso.
da quasi ignorare la stessa presenza di Dante. Innanzitutto non percepisce che Dante sia Dio, cosa che in verità è spiegata già dal principio del canto precedente, data la mancanza di un'ombra dovuta al calare del sole. E oggi ho capito prima che sia assunto nato Rai, colui che già si può per la posta, si casuraggi tu proprio per non fai, quindi Dante con un po' di raggi nella penombra non proietta l'ombra che proprio lo fa conoscere come locale un corpo e non solo non è soltanto. Insomma, lo sopremato bene nel canto d'ago insieme al giudicino quando sarà lo stesso Dante a chiamarlo, infatti i versi dicono come fu la mia risposta a vita, sordello e denti, indietro si accorse come gente di subito sparita. Quindi ci sarà un momento di sgomento, di stupefazione rimandato al canto successivo. Dicevo che sordello ignora sempre ignorare Dante. In effetti, tornando al canto settimo, se al verso 3 sordello usa la seconda persona plurale, or voi chi siete, includendo quindi Dante nella sua domanda, alla quale peraltro non solo Virgilio ha parlato di sé, quindi la domanda relativamente a Dante resta senza risposta, e siamo sicuri che include Dante perché nel canto precedente sordello si è rivolto a Virgilio con il tu. Ora sappiamo che in genere il tu è usato nella vita commedia, ci sono dei casi molto circoscritti in cui se lo apre il voi poteva essere questo, non lo è perché abbiamo un tu precedente, quindi è chiaro che il tu riguarda entrambe le anime che sordello vede. E negli interventi seguenti parla solo Virgilio, quindi tornando al tu, e soltanto dopo che Virgilio ha usato noi, inclusivo Dante, al verso 62, menane, cioè guidaci, risponda prima con noi, namberemo e attenderemo, che evidentemente è riferito a tutti e tre, e poi di nuovo con lui, rivolto sia a Virgilio sia a Dante. Quindi conoscete lui, eccetera. Un altro problema interpretativo relativo a sordello si pone anche per quello che riguarda la sua appartenenza a uno dei diversi gruppi di anime che sostano nell'ambito obbligatorio. Sono divisi in vari gruppi, gli scomunicati, i morti, di morte violenta, i principi negligenti, e sembrerebbe appunto stare effettivamente da solo, devo già ricordare l'anima sola sovente del campo precedente, e fare parte a sé, o comunque legato a un gruppo che non viene identificato con certezza. Ora questo si lega a un problema filologico, quello dei versi ecco, 40-42, in cui dice l'uomo certo non ci è imposto, licito me andare su uso intorno, per quanto imposto a guida in canosso. Allora, quindi prima ci sarebbe una C, che quindi userebbe un nome, quindi non soltanto lui, e poi una mi, licito me. Ora è vero che ci sono dei codici anche autorevoli come l'ordinate che dicono me, anziché c'è anche al verso precedente, però è molto probabilmente che si tratti di un vecchio fascino per appianare il problema esegetico. Insomma, si spiegherebbe più facilmente un passato c'è a me, visto il mi del verso successivo, che non il contrario. Resta il fatto che appunto c'è questo chip non del tutto, non del tutto chiarito. Io avrei il dubbio, però così è un lancio, no? Che forse quel C sia piuttosto un C locativo che non un C di una visione naturale, che tra l'altro nell'altro corrente è sempre nell'anni l'altro nanderino, non c'è solo un po' perché quindi quel C che non c'è posto, non è posto qui, però naturalmente andrebbe visto tutto, quindi non mi alzato a fare un'ipotesi filologica. Infine, sordello, questo però è una cosa interessante dal punto di vista generale, è un elemento interessante per me, verso la fine del canto,
mancomano, ma che ci aveva accolti, e quindi troviamo uno degli etnici usati da Dante. Io ho appena messo mano proprio per lavorare un pochino su Dante, allo studio sugli etnici usati da Dante, e ho rilevato che sono molto numerosi nelle vocali eloquenze, per ovvie ragioni di abitazione, di scrivere le varie parti d'Italia, e invece sono molto più ridotti della commedia. Comunque in questo campo ne troviamo due, latin, che è un significato peraltro abbiamo già detto un po' particolare, e questo mantovan riferito a Sordello. Mantovano ricorreva anche al campo precedente come aggiuntivo a Virgilio dallo stesso Sordello, che a sua volta era stato indicato da Virgilio come lombardo, quindi un iperonimo. Ecco, oltre ai rapporti ovviamente di continuità con il canto precedente e il canto successivo, possiamo cercare qualche altro elemento interessante sul piano intertestuale. Abbiamo già visto anche questo rapporto con il comunità di eloquenza, per quanto un po' problematico, vediamo un altro punto centrale relativamente alla intertestualità. E questo è l'individuazione dei principi negligenti da parte di Sordello nella parte finale del canto, cioè a partire dal verso 91, colui che si vede altro, fa segnanti, eccetera, eccetera. Ecco, questa parte non solo fa un po' da pendant alla corrispondente parte finale del canto precedente di Dante, qui si vede la situazione non solo in Italia ma un po' in Europa, molto confusa, molto tormentata alla fine del 200, ma sembra riprendere, insomma, molti critici hanno trovato delle corrispondenze con il compianto in morte di Blas dello stesso Sordello, in cui appunto invita ai signori del suo tempo a cibarsi del cuore di Blas per acquistare quel coraggio che non hanno. Senz'altro questi rapporti sono chiari. Ci sono anche però due precise corrispondenze con il convivio. Il primo è un passo dove Dante muove un attacco a Carlo II d'Angiotti e a Federico II d'Arona, e cioè il quarto trattato del convivio, il capitolo sesto e il paragrafo 19. Sarebbe il 20, ma per inquadrarlo, leggo anche il 19. O miseri del presente regente, e o miserbi del presente siete, che nulla filosofico autoritario si congiunge con i vostri reggimenti, né per proprio studio né per consiglio. Sì che a tutti si può dire quella parola dell'ecclesiaste, guai a te, terra, l'ordine fanciullo e i cui principi la domani mangiano. E a nulla terra si può dire quella che senta, e alla terra il nobile e i tuoi principi si cibano nel suo tempo a bisogno e non a lussuria. Ponetevi mente, dice Dio, a fianchi, voi che le verde dei regimenti d'Italia prese a rete, e dico a voi, Carlo e Federico Regge, e a voi altri principi e tiranni, guardate che all'anno siete per consiglio e annumerate quante volte lo dia questo fine di umana vita per i vostri consiglieri che ha di tanto. Meglio sarebbe a voi, come a loro, basso che come il video altissimerò che fare sopra le cose bellissime. Quindi questo è un punto in cui cita Carlo Federico che compariranno effettivamente tra i personaggi. E poi il secondo è qualche capitolo dopo in cui ammonisce tutti coloro che rivendicano la nobiltà per stirpe solo perché furono nobili di loro padri, il capitolo 20, il paragrafo 5. Sì che non dica quelli dei Duberti di Fiorenza né quelli degli Visconti da Milano, perché io sono di cotale schiatta e io sono nobile, che il divino seme in un caso di schiatta, cioè di stirpe, ma cade nelle singolari persone. E sì come di sotto si troverà, la stirpe non fa le singolari persone nobili, ma le singolari persone fanno nobile la stirpe. Questi due motivi polemici si ritrovano congiunti nel finale del settimo canto, in cui Dante, per bocca di Sordello, ecco una nuova corrispondenza tra i due,
che la nobiltà non sia retta dai padri per l'ami, perché essa viene infusa da Dio nei singoli individui indipendentemente dalla sede. Loro, il loro comportamento, appunto Federico II d'Aragona e Carlo II d'Anciò, che furono indegni dei loro padri, che hanno perso l'Aragona e Carlo primo d'Anciò, ma anche all'inverso Enrico III d'Inghilterra, il cui figlio Edoardo sarà il padre del padre. E quindi è permesso di notare che per gli ami è una locuzione divenuta poi celeberrima, tuttora in uso almeno nel linguaggio corto, nonostante appunto lì non si adotti più naturalmente come articolo plurale. E appunto è stata anche una delle mie parole dantesche, con questo appunto questo per i rami, perché lo troviamo documentato anche nella saggistica recente. In genere appunto Dante intende dire direttamente appunto per via diretta, noi spesso ecco la rivolta risurge per i rami, nelle stazioni moderne piuttosto scende per i rami, e allunghiamo anche a delle come dire delle derivazioni apparentemente non spiegabili. Ma comunque torniamo al nostro campo, e vediamo alcuni aspetti che tanto e cioè il rapporto con il mondo degli arti. Innanzitutto, questa però non so se gli storici dell'arte saranno d'accordo, però io leggendo questo testo, questo canto della parte finale, nei tratti fisionomici e negli atteggiamenti dei principi che nella maledetta fiorita intorno al Sala Regina, mi sembra di cogliere un eco della ritrattistica scultorea che grazie al rapporto di cambio si era diffuso nell'Italia, parte di scientista, e che certo non era il mio parlante che parla delle tombe terranee in qualche canto dello stesso purgatorio. Insomma, il fatto che si parli di nasetto, di maschio naso, di nasuto, di barbuto, di benigno aspetto, se si definisce come tale alla presenza di membruto, ma anche alle espressioni dei non pensosi di alcuni loro, il petto sospirando, la vista conforta e così via, insomma ci sono anche degli atteggiamenti di malinconia che potrebbero trovare parallelo nella scultura quella, ovviamente nella scultura sono più rilevate, qua si tratta di anni e non di corpi, quindi si capisce che sono un pochino ma diciamo se questa è una ipotesi che quindi va molto caldo, molto più importante è il celebre passo relativo ai colori che al verso 73 in poi e anticipando la lettura leggo le terzine: oro e argento fine, coppa bianca, indico legno lucido e sereno, fresco smeraldo in l'ora che si tacca, dall'erba e dal fiore tra quel seno posti ciascun serviere color vinto come la sua maggiore e dietro il meno. Non aveva pur paura in natura, scusate, di dipinto, ma di soavità di mille dolori, di facile a uno incognito in distinto. Allora, per lei, quest'ultima terzina che non c'entra con i colori, per far vedere come Dante prova anche a prendere i dolori, cosa molto difficile, già i colori, e invece qui c'è anche l'idea che appunto i profumi di tante vari fiori diversi si mescolino facendo appunto un nuovo e appunto mai sentito, non percepito, non si può, possono percepire le parti, insomma un nuovo profumo. Ma vediamo invece i colori, e qui naturalmente abbiamo la presenza di termini tecnici, riguardo agli artisti e in particolare dei pittori, i quali preparavano da soli le terre diciamo con cui dipingere. E quindi ci troveremo qua non di fronte a un gratuito compiacimento è stato detto di numerare i colori, ma per fare appunto una tavolozza ricca e piacevole, ma a una citazione di precise sostanze
per curare il genere. Io lascerei qui da parte la possibile interpretazione allegorica dei colori che peraltro partiva già nel momento del Budi. L'oro la giustizia, l'argento la prudenza, l'uilico la fortezza, lo porco la carità. Può darsi che ci sia, ma non mi interessa tanto questo, anche perché non saprei che niente. Invece la cosa su cui volevo riflettere, oltre al problema filologico, è proprio questo. Siamo ancora in una fase in cui non è facile distinguere il colore in quanto cromonimo rispetto alla sostanza che produce tale colore. Quindi qui Dante non adopera propriamente termini di colore, questi non potremmo considerarli a tutti gli effetti cromonimi, sono sostanze da cui ricava di colore. Ora, nel primo verso è tutto chiaro, perché abbiamo oro e argento fine, che qui io concordo con l'interpretazione del posto, che non sono oggetti d'oro e d'argento, ma le polveri ricavate dall'oro e d'argento per avere il giallo brillante e il... oggi interpretiamo l'argento piuttosto come grigio brillante, praticamente lo vediamo invece come bianco, quindi riprendendo un po' il carminus latino che si è perso. Poco, che sarebbe il pocum dal pocos, non nocciolo dei frutti, grano colorante e quindi il colore rosso vivo usato dai pittori, e questa tra l'altro Dante è la prima attestazione, ne troveremo con gli altri, e bianca è invece la sostanza per la Lombardo Laios, vi ha detto una sostanza colorante bianca, questa c'è una documentazione biologica. Quindi questi sono chiari, dovrebbero essere appunto il giallo oro, il giallo brillante, il bianco brillante, il bianco opaco, bianca e il rosso, rosso cargiante. Il verso seguente è più tormentato perché c'è chi distingue indico, virgola, legno lucido, virgola, sereno, e legno lo sa, e quindi sarebbero tre colori. L'indico naturalmente sarebbe l'intermedio tra l'azzurro e il violetto, questo è un colore che scrittiamo in fisicale, che ha avuto una certa fortuna come uno dei sette colori dell'arcobaleno, che era una posta in quegli anni, c'era appunto torcino, indaco e violetto, in cui c'è la parte del rosso è prevalente rispetto alla parte dell'azzurro, laddove appunto nel nel violetto per farmi il rosso che predilidano per l'ordine azzurro. Poi il legno lucido sarebbe la lignite e quindi una rosa acceso, e il sereno sarebbe il celeste, quello secondo lui. Secondo altri invece indaco e uno e poi legno lucido sereno sarebbe tutto insieme, cioè splendente lignite e secondo altri ancora indico legno sarebbe il lindo d'ebano, quindi addirittura il nero. Allora io devo dire che mi trovo d'accordo con nel mio piccolo e per carità, e cioè con la lettura dell'inglese che riprende quella di Torlacca, e cioè intendere indico legno, lucido e sereno tutto insieme, e cioè come appunto l'azzurro, nel senso che indico legno che si prendeva il colorante da, non propriamente da legno, dalle foglie, dalle arbusti, ma insomma siamo abbastanza vicini, e che lucido e sereno indicano appunto il colore molto acceso. Questo perché? Perché a mio parere, scusate, poi fresco smeraldo, in ora che si chiama, completiamo la lettura, qua lo smeraldo siamo sicuri che appunto era una pietra verde da cui si otteneva appunto, dice, fresco nel momento in cui brilla, perché è il momento in cui viene appunto rotta la pietra, quindi prima che si ossidi è il momento del maggiore colore. Ovviamente lo smeraldo sarebbe l'erba e tutti gli altri colori sarebbero dei fiori. Allora, perché a mio parere questa interpretazione è quella tutto sommato più che mi sembra più logica, perché sappiamo tutti che c'è stato un studio di Berlin e Gay nel 1969 fondamentale per quello che riguarda l'interpretazione dei colori.
basato su tutte le lingue del mondo, si è visto che ci sono lingue e anche nella storia delle lingue si ripete questo elemento in cui si percepiscono soltanto il bianco e il nero, quindi ci sono operazioni, i primi colori che si percepiscono sono questi e tutti gli altri colori si dispongono secondo questa composizione, poi viene il rosso, poi viene l'azzurro, poi vengono a turno il verde e il giallo e infine il bruno marrone, poi naturalmente gli altri grigio, violetto, arancione e rosa. Allora, ha detto che Dante probabilmente il bruno non è ancora così ben delineato. Tante volte naturalmente la parola bruno, però significa geneticamente scuro, cioè non c'è ancora quella indicazione specifica del colore che permetterebbe di identificarla. Quindi secondo me ancora meno potrebbe essere un rosa chiaro, ancora meno potrebbe essere un celeste rispetto a troppo chiaro rispetto al suo. Quindi penserei che il fatto che il colore giudicheremo tutti insieme se vista l'azzurro mi sembrerebbe l'interpretazione più probabile, però naturalmente qua i critici sono molto utilizzativi, il testo si presta a varie interpretazioni. Possiamo dire che prima che indico o indaco diventi sostantivo, ce ne vuole, è prevalentemente diffuso in aggettivo e quindi forse sta meglio legato, legato a, a lingua. Questo per quello che riguarda il, l'ambito dei colori, in cui abbiamo visto, troviamo anche una prima attestazione dantesca in, in Porto. Ecco, ce ne sono anche altri aspetti, anche parole di Dante, in cui parole entrate più o meno stabilmente nell'italiano. Bisogna dire che per quello che riguarda i colori, quello di Dante non tutti hanno avuto fortuna, perché anche Perso, per esempio, con colore che troviamo molto spesso nel ferro, cioè un colore che Dante stesso nel convivio dice tra l'azzurro, il rosso e il nero, perché più tira verso il nero, quindi può descrivere bene il colore dell'ambito infernale, poi a un certo punto probabilmente ironofonia con Perso, Persico, probabilmente l'etico da Prestus, si perde meno nell'uso dico dell'italiano. Allora dicevo, altre parole che Dante documenta qui per la prima volta, per esempio l'aggettivo schermo, con la sorda, obliquo, storto, tortuoso, questo è anche un apax delle opere di Dante, quindi lo troviamo qui e solo qui, ma è la prima attestazione, probabilmente era germanico o gotico, quello che ho dato, slink, obliquo, dato il disco meglio slink, adattato in latino come sclinkus, da cui scl, che dà probabilmente schir come scraus, schiavo, e quindi slink. L'altro è l'H, che troviamo un po' più, adesso non lo trovo diverso, ma lo possiamo vedere, luogo scavato e scosceso, ripa, strapiombo, questo lo troviamo già documentato nell'inferno, ma ritorna anche in questo canto, probabilmente dal germanico l'Aha, pensiamo all'Aha che visto con Sandra, ma alcuni lo fanno derivare da lacus, da chilotauro, fossa, cisterna, quindi scavato in quanto contenitore d'acqua. Naturalmente c'è diversa, pensa all'incrocio, un teofilo che spesso nelle sue etimologie perde, comunque in ogni caso indica una depressione in cui appunto si può formare nel fondo dell'acqua. E se ne abbiamo anche l'embo, che era adoperato già nell'inferno e torna nel purgatorio, nel senso urlo, parte estrema della veste, e qui al verso 82 torna invece come margine di un pentino o di un appallamento. E quindi tra era che chiama, è un sentiero schermo che le condusse in fianco a fianco della barca, la volta più sono lembo, cioè ci condusse il doveroso dell'appallamento a Napa di Granato. Vediamo,
disciplina artistica. E segnalerei anche l'alma, il significato di uomo di acque stagnanti, che anche qui ricorre nell'inferno, che torna appunto qui nel senso di l'uomo più basso, appunto dove sono i principi emergenti, e sottendo considerata che non lo scendere di farlo meglio, ma di avere più alti modo da cogliere bene e di riconoscere meglio le diverse fisionomie. Ecco, potremmo ancora segnalare, lanciare come nel senso di trafiggere con la lancia, passeggiare come verbo con uso transitivo, benigno che significa dolce amorevole, ma che qui sembrerebbe indicare faccio come, faccio uso, quindi insomma è piuttosto bonario, insomma piuttosto largo. Io vorrei concludere qui, vorrei dire questo, che naturalmente io scusate ancora Rio come sostantivo nel senso di reato. Ecco, io rileggendo tutto il canto ho segnalato che qua appunto da storico della lingua, appunto da studioso dell'italiano letterario, quante sono le parole che non solo le parole che sono uscite dall'uso, ma anche gli aspetti morfologici che ci separano dall'italianità, no? Si dice una grande continuità dell'italiano sul piano morfologico, è vero che noi troviamo per esempio fur, furo, vento, cuore, fora, seria, nel senso di sarà, nel senso di fora, nel senso di sarà, seria, nel senso di sarebbe, ma anche delle sintomi come sarria, sarirebbe, mirrò, mirò, nel senso di condurrò, per troncato il terzo, per come complemento d'agente, noi come valore di annome, il metro ricordato come valore di C, quindi ci sono tanti elementi, parliamo della costruzione sintattica, tipo, salve regina, insolverde le sue fiori, quindi se deve cantarlo hanno i diti, che per la valle non parliamo di fuori. Questa non è facilissimo, cioè non è facilissimo fare la parafrasi, si direbbe di anime che sta quindi di anime che stavano sedute mentre sedute sul verde sui fiori mentre cantavano salve regina, che non si sarebbero viste, che non sarebbero non sarebbero state percepibili per la valle di fuori, cioè se uno fosse rimasto fuori non le avrebbe viste. Ecco, e dicevo, ci sono quindi delle difficoltà proprio di comprensione della lingua. Ma d'altra parte, se queste non possono essere sottaciute, a mio parere dobbiamo anche prendere atto della distanza che sempre più ci ha portato avanti, una distanza che cresce anche con sempre il nuovo contatto che siamo negli anni della scuola con le letture antiche, però per altro verso dobbiamo dire come la lezione di Dante sia ancora più alta. E proprio qui, se pensate nel finale in cui dà quest'idea delle guerre che travagliano l'Europa, in cui parla di onde, umida e Provenza già si dole al verso 126 o addirittura al verso 135, per cui Alessandra e la sua guerra partiamo da Monferrato e Canavese, cioè le guerre soltanto distruzioni, soltanto appunto l'arte dei popoli, capiamo come il suo messaggio può essere ancora attuale e quindi sia quanto mai necessario alimentarne lo studio. Bisogna che il messaggio rimanga e che quindi la lingua di Dante venga studiata e la società comunista sia una idea di identità per farlo. Quindi dobbiamo essere grati come italiani. Anzi, a questo
fosse a volte l'anno di seguire Dio, vorrò salire per tagliarsi ponte. Io sono Virgilio e per un altro mio docente a me e per non aver fede. Così rispose allora il cammino. Quale colui che cosa innanzi sé stupidamente, con l'esima vita, che crede in un uomo, dicendo illa è, non è, tal parla fede, e continua a ricevere, e umilmente tornò per lui e abbracciò la luminosa vita. O gloria di latini, disse, per primo stroccio che poteva la lingua nostra, o prego eterno nel luogo di fumi, qual merito, qual grazia mi mostra? Io sono dire di quella parola di lingua, dimmi se ti amici, io sono via di quel bambino, dimmi se ti amici l'inferno e di quale costa. Per tutti i cieli del dolente regno, rispose lui, sono io qua venuto, virtù del cielo, mos, e con lei regno. Non per farlo, ma per non farlo, per tutto, aver dato solo di tutti i simili, e che fu tardi per me conosciuto. L'uomo è laggiù, non tristo di partiri, ma di tenere solo, come la lenti, non suona come guai, ma sono sospiri. Qui visto io, qui parlo innocenti, dai tempi morsi della morte avanti che fosse più umana nulla che senti. Qui visto io, con quei che le tre santi del tuo non si vestino, e senza vizio conoscere l'altre e seguire tutti quanti. Ma se tu sai a cuore alcun indizio da noi, perché venire possiamo piuttosto l'anno purgatorio aver avuto inizio. Rispose, dove certo non c'è posto, licito me alla sua. Dicito me per lassù seduto per qualche posto a vita che apposto. Ma vedi già come mi china il giorno, e una su di notte non si muove, però è ben pensante il pezzo giorno. Anni sono ad essere qua premote, se mi consenti io ti verrò ad esse e non salza diretto ti fermate. Come ciò risposto? Chi volesse sapere di notte sarei impedito dal tuo, con un sarriere non potesse. E il mostro dentro in terra fregò il dito dicendo, vedi, solo a questa via non partiresti dopo il suo partito. Non però che altra cosa avesse presa che la notturna terra da stare in suso, quella con non poter la propria vita. Ben si poteva con lei tornare in giusto, a passeggiare apposta intorno all'alba, mentre che l'orizzonte è tutti in chiuso. Allora il mio signor quasi abbiamo meno distribuito da un dici, capirsi può dire. Poco le minacce c'eravamo di luci, quando la cosa è venuta a scena, a cui esattivamente diceva di luci. Ora, se tu non la vedremo, dove la costa faccia di segreto, e là il nuovo giorno attenderemo. Ma era quel piano, era il sentiero segno, che le condusse il fianco della barca, là dove il cattamezzo muore il niente. Oro e argento fine, poco di acqua, indico legno, luce del sereno, fresco svelato nell'ora che si chiappa, dall'erba del fiore, tra quel seno posto, c'è la più sempre il color vino, come la sua maggiore è detto in vino. Non aveva colorature di dipinto, ma di soltà di migliori, di fucile uno, incognito, indistinto. Salve, vicina, con sul verde il suo fiore si è quindi si è percantato, anche lì, che per la notte non parecchi fuori. Prima di poco solo ormai si vedi, cominciò a parlare di ciò volti, tra coloro con gli altri che li vedi, e questo falso meglio degli altri che volti conoscete voi tutti quanti, che della lama ci cresce a volte. Colui che si è più alto, e colui che più si è alto, e fa segnare di aver negletto ciò che fa rovina e che non muove bocca da tre canti, rilogge un peratore fu, che poteva salvare un chiave cantare una volta, si che tardi per altri si ne crea. L'altro, che nella vista mi conforta, prese la terra dove l'acqua nasce e molta e ampia e ampia in mano di porta. O tacchero e nelle fasce con me passaggio di incitava suo figlio, barbuto, quello su mi ha perso fasce. E quel nasetto, che stretto al consiglio ma con colui cassibile in un aspetto, morì fuggendo e gli sfiorava vicino. Guardate là come si parte il vento. L'altro vedete che ha fatto la guancia della sua palma, sospirando lento. Padre, suocero, sogno e mano di Francia. Sanno che la sua iniziale corda, quindi, e quindi vi è il cuore che si bilancia. Quel che passi in brutto e che si accorda cantando con colui dal bastonazzo, lo di valore portò la città. Cinta la porta. Il serretto con lui fosse il
naso, un dito, che avevano insieme, e non davano un naso in naso, che non si può vedere in altre regole. Gli altri sono finiti quando le hanno, le ha dato tutto, vissuto insieme. Rame d'olio che sorge per gli anni, ma la portate, e questo vuole quelli da là, perché da lui si chiama. Anche da subito la comunità vuole, non è che all'altro, che era, che con i campi, con le lunghe e provenza già si vuole, cadenza di suo minor la pianta, quanto più che Beatrice, Margherita, Costanza, divento costante. Vedete, arriva la semplice vita, si vede da solo, arrivo di ogni terra, questi hanno i suoni in uscita, quelli che in basso, scorsa a terra, guardando in su, e quelli hanno marchese, per cui Alessandro, per cui Alessandro e la sua terra, sappiamo che abbiamo fermato e cadere. Stare freschi, questa espressione
particolare sembra indeterminata, quindi chiaramente anche alcuni significati figurati naturalmente sono, non sono esclusivi in questo campo, insomma sono un po' più citati. Qui quello che mi sembra, non ho per dire avuto il tempo di fare, forse avrei potuto farlo, quindi accetto il tuo richiamo, mi sembra che tutto sommato il numero, come si dice, no? Sono entrato nell'ambito tecnico alla distinzione linguistica tra types e token di occorrenza delle parole, mi sembra che il numero di types, cioè dei tipi lessicali, sia abbastanza alto, cioè ci sono molte parole che ricorrono una sola volta, a parte le parole grammaticali, insomma non sono tante le parole che vengono reiterate nel corso di canto, ma molte appunto compaiono un'unica volta e si tratta di parole molto, molto pregnanti, che si tratta di sostantivi, che si tratti di aggettivi, che si tratti anche di verbi, qui naturalmente non possono raggiungere che ci sono due casi dei parasintetici, non per più come dire, tipicamente verbisti, però dobbiamo allungare, non nel senso di allontanare, e poi atterrare, nel senso di stare più in basso rispetto agli altri. Quindi insomma, Dante come a sua volta fa voler parlare una verba, come appunto colui che effettivamente mostra non ciò che poteva, la lingua nostra, intesa come italiano, anche in questo campo penso che meriti tutta la sua grandezza. Ti ringrazio moltissimo della presenza, soprattutto anche della domanda. Molto gentile, un filologo come Dario Zaccarello, che deve avere qualche domanda ben più imbarazzante, diciamo così. C'è qualche altra domanda? Qualche... Certo, è fortissima la lettera di età, insomma, di tutto. Ma immagino che età sia stuzzicata dal fatto di mettere in scena due poeti, insomma, naturalmente, questo, no? E infilata di tutte le rime libere, insomma, che è veramente impressionante. Sono veramente troppe perché siano casuali, insomma, cioè, c'è stato uno sforzo del tutto particolare, insomma. A proposito poi di quelle osservazioni un po' filologiche, ne hai fatto alcune che ricordava il cibo, pare, insomma, andiamo a partire da una forma fora del perfetto, no? Insomma, di provenienza creatura degli animali, e al verso successivo c'è questa lunghia, ecco. Visto anche tu l'hai parafrasato, salirebbe come un po' in tutti i momenti moderni, anche se poi forse bisognerebbe vedere molto la situazione, ma sarà proprio strano via o non sarà salire, insomma, da un po' dato che comunque condizionare in linea d'arte molto spesso, no? Insomma, come forma. Sì, nel caso di Sardia ci sono infatti anche voci che si sono salviati in una sola era. Sì, di dubbio che sia legittimo in questo caso. Questa è l'esercizio, ma insomma. Sì, è l'esercizio, l'unica cosa che si può accostare alla mia parola, all'altro linea, che è molto simile. Quindi per quello, però ti confesso che anche io appena allora mi ho pensato a salita. Sì. Rimane poi anche questo un po', naturalmente questo interrogativo sempre sulla scelta del sordello, che per l'inventiva del canto precedente si spiega meno, naturalmente per la lingua nostra è un po' imbarazzante, insomma, dato che il sordello ha scritto. C'è qualcuno recentemente, mi pare ricordare che sia Giuseppina Brunetti, ma non vorrei sbagliare.
fare troppe cose e quindi aver scritto troppo e non tra le lingue che derivano dal latino, comunque il fatto che è che Dante, come d'abitudine, indica quella parte celle affermative, no? Il fatto che l'italiano sia più vicino al sintesi, sì, no? Caso c'è qualcun altro che vuole?